Cari fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Invochiamo il Signore con le parole del Cantico di questo venerdì della seconda settimana e ci rivolgeremo al Signore con le parole del profeta Abacuc. Questo Cantico è intitolato «Dio appare per il giudizio». Affida al Signore il giudizio sulle realtà che ci circondano, sulle nostre decisioni, sul nostro modo di vedere la storia. Ecco, vogliamo davvero affidare al Signore la nostra giornata e pensare con il suo cuore, guardare le cose con i suoi occhi, giudicare le realtà secondo non i nostri piccoli parametri, ma secondo i suoi progetti di amore. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera. Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno, ricordati di avere clemenza. Dio viene da Teman, il santo dal monte Paran. La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra. Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'empio, nella melma di grandi acque. Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro, la carie entra nelle mie ossa. E sotto di me tremano i miei passi. Sospiro nel giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime. Il fico infatti non metterà germogli, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo, i campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi. Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. Il Signore Dio è la mia forza. Egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È bellissima l'espressione del profeta Abacuc. Tu, Signore, rendi, il Signore è la mia forza e Egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e mi fa camminare sulle alture. A volte il cammino della nostra vita è in salita e possiamo dire non bastano le nostre forze, i nostri piedi non sono adatti per scalare zone impervie. Abbiamo bisogno dei piedi delle cerve, di piedi agili e questi ci vengono dalla fiducia nel Signore. Quei piedi delle cerve non sono altro che la grande fiducia in Dio che ci permette di camminare anche nelle valli oscure. Continuiamo la nostra riflessione oggi sulla seconda virtù cardinale, la giustizia. Ieri abbiamo detto che essa significa dare a ciascuno il suo e questo suo non è scelto arbitrariamente da qualcuno. È un diritto che nasce con la nostra persona ed è contemplato nella serie dei diritti umani ormai universalmente o quasi universalmente riconosciuti. Il libro dei Proverbi nell'Antico Testamento raccoglie la sapienza del popolo di Israele che si esprime anche sulla giustizia, dicendo queste parole. Capitolo 11 del libro dei Proverbi. Il Signore aborrisce la bilancia falsa, ma del peso esatto egli si compiace. Dove c'è insolenza c'è anche disonore, ma la sapienza sta con gli umili. L'integrità guida gli uomini retti, la malvagità è la rovina dei perfidi. Non giova la ricchezza nel giorno della collera, ma la giustizia libera dalla morte. La giustizia dell'uomo onesto dispiana la via. Per la sua cattiveria cade il cattivo.
la sua giustizia, la giustizia salva gli onesti, nella cupidigia restano incagliati i perfidi. La benedizione degli uomini retti fa prosperare una città, le parole dei malvagi la distruggono. È tutto un elogio alla giustizia e alla rettitudine, che, si dice, non giova solo alla persona, perché la rende onesta, possiamo dire, la fa stare in pace con la sua coscienza. La giustizia giova anche agli altri, perché, come abbiamo ascoltato nell'ultimo versetto, fa prosperare una città. Infatti, dove tutte le persone agiscono giustamente, ci si fida, si può guardare al futuro con serenità, si può investire su ciò che si ha, su ciò che si ha, si è e anche nel proprio tempo. Il problema delle nostre società è che non c'è questa fiducia, perché ciascuno vuole usare, come dice il libro dei Proverbi, una bilancia falsa. La bilancia falsa è quella che falsa il peso e quindi la misura, la retribuzione. Infatti, vedete, Aristotele, poi San Tommaso d'Aquino in modo particolare, dice che la giustizia è fatta di relazioni. Relazioni che sono di tre tipo, definibili da una figura geometrica, la figura geometrica del triangolo. Ecco, metto sotto i vostri occhi questo schema che vi può sembrare un po' scolastico, e in effetti lo è. Un triangolo, la base è dato dalle parti, cioè le persone che agiscono tra di loro, i cittadini per intenderci, i membri di una stessa azienda o di uno stesso ufficio, nel quale ciascuno è chiamato a fare la sua parte. E poi c'è il vertice di questo triangolo, il tutto, che è la comunità. Anche qui può essere lo Stato, può essere un'azienda, può essere una qualunque realtà nella quale c'è una persona a capo. Allora, la giustizia tra le parti, tra le persone cioè che hanno a che fare tra di loro, è chiamata giustizia commutativa. Io compro del pane e il pane mi viene fatto pagare per il suo valore, non mi viene fatto pagare ad esempio quanto la carne, perché evidentemente sia il materiale sia i processi di lavorazione sono stati minori per il pane rispetto alla carne, quindi il suo valore è quello del pane, inferiore all'altro. In questo periodo purtroppo abbiamo assistito ad una alterazione dei prezzi, soprattutto per quanto riguarda alcol, mascherine, tutto ciò che ci serve a ripararci e a prevenire il contagio. Ora, la giustizia commutativa, che è il rapporto tra di noi quando compriamo, quando vendiamo, è la prima forma di giustizia che crea fiducia. Se noi siamo onesti, se noi trattiamo gli altri per il valore di quello che ci danno e compriamo una cosa per quello che essa vale o la vendiamo per lo stesso prezzo, noi mettiamo in atto una giustizia commutativa. Alterare un prezzo significa derubare l'altro. Pagare una persona che ha lavorato per 8 ore, per 10 ore, semplicemente con il prezzo che gli si darebbe per 2-3 ore, significa non vivere la giustizia commutativa, creare disuguaglianze e non far prosperare la città. E poi esiste il rapporto fra il tutto, lo Stato, la comunità e la parte. È il rapporto che lo Stato ha con i cittadini. E sappiamo che lo Stato esige dai cittadini le tasse. Come mai noi, ecco, possiamo usufruire della luce per le strade o di strade asfaltate, quando purtroppo le abbiamo in buone condizioni? Ultimamente non è sempre così. Riusciamo ad avere questi beni collettivi perché lo Stato, attingendo dalle tasse,
ridistribuisce questi beni a tutti quanti. E poi lo Stato, ecco, è anche colui che assicura dei beni alle persone. Per questo la giustizia si chiama giustizia distributiva. Ecco, se una persona è più povera, se una persona ha una famiglia più numerosa, c'è bisogno che lo Stato tenga presente se deve distribuire un sussidio, un aiuto. È un po' quello che si sta facendo in questo periodo. Lo Stato ha stanziato delle somme di denaro per aiutare le famiglie più bisognose. Si distribuisce questo denaro, però tenendo conto delle reali condizioni delle persone. Se ricevesse il pacco o se ricevesse un buono, una persona che non ne ha bisogno perché già percepisce un minimo stipendio, questo sarebbe una ingiustizia. Se una persona per ricevere il buono, ecco, dà un nome falso o coinvolge altri familiari o nasconde un reddito, ecco, questo significa anche truffare lo Stato. Tante volte si pensa che i soldi dello Stato sono soldi di nessuno, sono soldi degli altri, perché lo Stato agisce secondo un criterio di giustizia distributiva. Quando noi sottraiamo qualcosa allo Stato, priviamo soprattutto chi ha bisogno di risorse. Questo purtroppo tante volte accade, anche nelle nostre città, in maniera irresponsabile. Ma è dovere, tuttavia, dello Stato, di chi amministra, tenere conto delle diverse situazioni e abbondare di dove c'è più bisogno, e invece misurarsi dove c'è un certo benessere e una certa serenità. Certo è questo più che mai il tempo in cui riscoprire la virtù della giustizia, che, come dice il libro dei Proverbi, fa prosperare una città. La fa prosperare perché gli uomini si fidano tra di loro, e vendere e comprare diventa qualcosa di trasparente, nel quale nessuno, ecco, vuole prevaricare l'altro o arricchirsi peggio alle sue spalle, come uno sciacallo. E è il momento questo in cui lo Stato deve applicare criteri di giustizia distributiva, andare incontro a chi ha più bisogno. Ma stiamo attenti, anche chi ha più bisogno deve essere onesto, e chi è nelle condizioni di poter pensare a se stesso senza aiuti, senza sussidi, deve essere così onesto da dire rinuncio perché altre persone possano godere di quel bene. Sono stato molto edificato insieme ai volontari della Caritas quando negli ultimi giorni sono arrivate delle telefonate alla sede della Caritas, nelle quali alcune famiglie hanno detto: la prossima settimana non portateci il solito pacco con i beni essenziali, non ne abbiamo più bisogno perché abbiamo ricominciato a lavorare in campagna. Ecco, questo significa onestà, significa far sì che quei beni non vengano sprecati ma vadano ad altri. Che il Signore ci conceda di vivere nella giustizia commutativa, che il Signore illumini i governanti perché applichino criteri di giustizia distributiva e faccia sì che noi siamo così onesti dal favorirli. Perché cresca la giustizia tra di noi, diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. E ora, fratelli e sorelle, ci affidiamo a Maria Santissima di Ripalta, invocandola con l'antica preghiera. Vergine bella, madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima